Quest'anno sono nuovamente rientrata nel programma di Palermo Classica. Palermo Classica è una rassegna internazionale che vede protagonisti diversi artisti a livello internazionale, russi, americani, eccetera, eccetera. Quindi per me è un grande orgoglio entrare a far parte di questa rassegna, in quanto anche palermitana, bagherese, quindi è bellissimo. E la rassegna è Winter Season, quest'anno è il 2019, dedicata ai più grandi compositori russi. Il Camera Rock è un progetto di musica pop rock in chiave cameristica. Cameristica significa suonata da un pianoforte, un quintetto d'archi e voce. È un progetto che riprende tutti i classici della musica rock degli anni 80, quindi eseguirò brani dei Queen, specialmente quest'anno che vogliamo ricordare il grande Freddie Mercury, brani dei Queen, brani di David Bowie, di Sting, dei Pink Floyd, che sono i più grandi gruppi che hanno fatto la storia della musica internazionale, interamente fatti in chiave classica. Questo progetto vuole essere una sorta di mescolanza, una sorta di intreccio tra la musica classica e la musica moderna, per far sì che gli schemi vengano in qualche modo rotti. Palermo Classica quest'anno ci ospita i locali fantastici Chiesa Auditorium San Mattia e Crociferi, che si trova alla Cala. È una location bellissima, ovale, che si presta benissimo per la musica classica. E la nostra data è il 15 febbraio, ripeto, presso San Mattia e Crociferi. I ticket possono essere acquistati tramite Ticket One all'interno del sito www.palermoclassica.it, e lì troverete tutte le info, oppure seguite la mia pagina Giuliana Di Liberto su Facebook. C'è un quintetto di musicisti che ti accompagna? Sì, perfettamente. Allora, il quintetto è formato da primo e secondo violino, viola, contrabbasso e violoncello. Poi il grande maestro Vasapolli, che ha curato gli arrangiamenti e la maggior parte dei brani, che mi accompagnerà al pianoforte. Quest'anno c'è un'inclusione fantastica di un altro amico, che è un direttore d'orchestra abbastanza noto nel nostro territorio, che è Alberto Maniaci, che sta curando altri arrangiamenti del progetto. Quindi abbiamo una squadra veramente importante.